E ben ritrovati ad una nuova puntata di 1, 2, 3, Occhio all'evento. Pensate che un anno fa, quando è stato qui da me la prima volta, lui andava ancora all'università. Oggi, oltre a essere un comico, un cabarettista, uno scrittore, un attore, è diventato anche dottore! Signori e signori, Filippo Buonasera, buonasera, che Caccamo! bello essere Ciao, qui. dottore! Dottore sì, però vado ancora in Vai università, ancora eh. Eh sì, all'università? perché è stata una laurea triennale, quindi insomma abbiamo ancora la Ah, magistrale, quindi. sai, eh sì. Per me mai una laurea è proprio uno stile di vita, È proprio, ormai ti è quindi. entrato dentro, è nel Sì, tuo sì, sì. No, non DNA. posso più mollare, non No, non posso ce più la mollare. fai. Ma probabilmente finita questa laurea ne farò una terza, che io sono buono. Ma Scherzo, basta, tu sei basta. matto, anche perché io non so, da casa secondo me non ti fanno entrare stasera No, no, ma infatti, non quando ne possono più, arrivi. non ne possono più. Anche perché tu c'era l'uomo da 1 milione di dollari, io ho qui l'uomo da 280.000 followers tra Facebook e Esatto, Instagram. esatto, Però, ma esatto. sei No, sono contento. conosciutissimo. Sì, guarda, sono veramente contento, nel senso che sarebbe anche abbastanza ipocrita dire che insomma stiamo lavorando per nulla, no? Cioè in realtà si È sta giusto. proprio lavorando e per avere un ritorno e questo ritorno c'è. Quindi sono davvero felice di avere il pubblico dalla mia per ora. Poi vediamo, insomma. Che bello, e subito una prova che il pubblico Sì. sarà ancora dalla tua, la darai il 23 di Esatto. novembre, ecco qui al teatro alle Vigne di Lodi, perché tu sarai apprendista con Beh, esperienza. sì, eh beh, sì, eh beh, Scritto tra sì. l'altro da te. Sì, Scritto ed interpretato. questo è il mio nuovo spettacolo, si chiama appunto Apprendista con Esperienza, che appunto, come dice il titolo, segue un po' il corso della mia vita, no? Io ho parlato per due anni di tour, prima con me una laurea, poi le mille una laurea della vita universitaria. Adesso ovviamente, insomma, crescendo Finito. e uscendo da quel clima, insomma, sento di. Mi piace sempre parlare di me, mai parlare di cose che non conosco o che non padroneggio, no? Credo che, insomma, essere più reali possibili sul palco poi paghi, Esatto, anche quindi. perché insomma tu vai sul sicuro perché tu dici, sai di quello che Esatto, dici, insomma, e esatto, quindi nessuno ti può controbattere perché sono esperienze proprio esatto. di vita che hai Esattamente. fatto sul campo, anzi sui banchi, Sì, esatto, tra i banchi di tra i scuola, banchi di scuola. esatto. Però apprendista con esperienza già la dice tutta. Sì. Ma torniamo indietro un passo. Questo Ok. spettacolo è prodotto dall'agenzia Non c'è problema Sì. e ha una regia molto particolare, molto importante, cioè quella di Paolo Ruffini. Sì. Allora, io voglio sapere, anzi tutti i miei telespettatori vogliono sapere innanzitutto quando hai deciso di creare questo spettacolo Sì. e soprattutto quando l'hai proposto a Paolo. Allora, questo spettacolo è venuto fuori in zona aprile-maggio. Avevo appena finito il mio romanzo, avevo appena finito Colorado, avevo appena finito il tour e ho detto: secondo me è arrivato il momento di uscire da questo clima universitario e attaccare l'inverno che verrà, difatti 23 novembre, con un nuovo spettacolo. E poi l'ho proposto a Paolo E cosa ha che. detto? Ha detto tu Ma sei lui come matto. sempre crede in me, lui è veramente. Ci pensavo, guarda, giusto l'altro giorno che ci siamo visti per un matrimonio, pensa, Luca, che Ma tu settimana poi eravamo pensa. in matrimonio insieme. E lui ha sempre creduto in me, lui me lo dice sempre, insomma, che crede davvero in questo progetto, quindi per me è importante avere il suo supporto, è veramente molto molto È importante. importante, è gratificante, Sì, penso sì, per sì, sì. qualsiasi attore è gratificante. Poi Paolo è una persona straordinaria, umanamente parlando, oltre ad Sì, essere un sì, bravo sì. artista, però insomma è anche impegnativo, perché ti dà delle Sì. responsabilità essere all'altezza. Quello sì, infatti poi io adesso gioco anche in casa con questo spettacolo perché sono a Lodi e io sono di Lodi, quindi quando uno gioca in casa si gioca proprio un po' tutto, no? Nel senso che ti vengono a vedere tutti quelli che sanno tutto di te, quindi devi fargli vedere di più Di rispetto a più, fuori. come hai detto l'ultima volta, anche le persone che ti vedevano la prima volta quando eri magari Sì, all'oratorio, e quindi una esatto, bella responsabilità proprio anche. loro, proprio loro. Dai, dai, bene, bene. Allora, non diciamo niente per scaramanzia, ma bisogna andare a vedere. Quindi, per andare a vedere, tu adesso ci devi, senza entrare troppo nel dettaglio, però Sì. insomma, farci capire di che cosa parla questa tua nuova esperienza. Apprendista con esperienza. Dunque, è uno spettacolo che parla proprio del.
diciamo di quella situazione tragicomica, possiamo dire, del post-università. Quindi tutti i tuoi amici lavorano e tu no, tutti sono sistemati e tu no, tutti ci sono quelle invidie, no, quello è già il posto, quello è il papà, quella è la roba e tu no. Non sai se fare quello che vuoi davvero, quindi investire sul non certo a favore di un certo che è in realtà spinto dai tuoi, ma sotto sotto no, perché io vorrei anche un po' pochettino demonizzare sta cosa che i genitori vogliono solo vederci sistemati. In realtà io parlo per esperienza personale, i miei mi vedono sul palco da sempre, quindi sanno cosa provo e mai mi porterebbero a fare il certo per questo mestiere qua, che è ovviamente incerto. E quindi è questa fase di limbo, noi ci ritroviamo spesso a voler fare, poi non faccio, ci si entra nell'associazionismo, si entra nelle prime, magari come nel mio caso, nelle prime partite IVA, dici chissà cosa succede, oddio, oppure si è oddio, appunto, parlerò anche di quello. Quindi naturalmente è proprio questa situazione di limbo che, vista in chiave comica, non è più una sofferenza ma un'opportunità, perché tante volte noi non riusciamo a calarci nel presente, no? Noi dobbiamo per forza vederci sistemati tra 30 anni oppure dobbiamo dare soddisfazione a tutto il passato. Nella realtà, se noi capiamo che abbiamo solo 26 anni, siamo solo appena usciti dall'università, è carino provarci, è carino quantomeno dire io le ho provate tutte, poi può andare come non può andare, ma il gusto di provarle tutte lo non deve avere rimpianti, non avere rimorsi, bisogna viverla la vita pieno, seguendo i propri sogni come hai fatto assolutamente, tu. Assolutamente. Quindi tu mi stai dicendo che, e se il domani fosse proprio oggi? Ma infatti domani è oggi, c'è Paolo che in un suo spettacolo dice che tutti i film sul futuro, sulla fantascienza, hanno anni già passati, 2012, 2001, è vero. Realtà domani è già oggi, quindi insomma anticipare è sempre un po' la sfida di chi lavora sul web come me, soprattutto, ma è anche la sfida di tutti, è la sfida globale economica, è la sfida industriale, è la sfida degli artisti, è la sfida di tutti quanti. Sì. Ma sai che sei diventato ancora più maturo? Cioè l'ultima volta è la corona d'alloro che mi ha dato questa impostazione. Ma rifai la scena, però scusa, prima di che la prima notavo che cioè, guarda com'è autorevole questo, voglio dire, faccio tutta l'intervista così grande, sì, fai adesso. Di cosa stavamo parlando? Allora, adesso stavamo parlando, sì, che tutto questo e anche così, molto di più, esatto, tanto al massimo morirà un telespettatore quando riparte il bottone, sì, perché guarda, ecco, sono anche ingrassato dall'ultimo anno. Ma non è vero, no, giuro, guarda che io ho avuto un tracollo orribile, io credo di invecchiare come Paolo Villaggio, malissimo probabilmente, farò quella vera. Secondo si dice, più invecchia come Richard Gere? No, non sarà il mio caso. Hai toccato Richard Gere, che non è male, è un bello metto. Appunto. Però tu invece... No, avrò un tracollo. Ma sei pessimista? Avrò un tracollo. Non sono pessimista, sono un fan di Filippo al liceo. Quindi io mi guardo sempre nelle foto al liceo, non so perché, ed era veramente un'altra persona. Sembrava mio nipote adesso, cioè, quindi insomma, penso... Insomma. Anche di questo parlerai nello spettacolo? Anche di questo. Io voglio sapere. E poi parlerò, tra le varie cose, parlerai anche dell'ufficio di collocamento. Piccolissima anticipazione. Guarda, c'è un'anticipazione di un tema che a me piace molto, ovvero il fatto che, dobbiamo dirlo, dopo 4 anni sono tornato single. No. E quindi io racconto di come tornare sul mercato, certo, e provarci non è più come quando ne avevi 20, e quindi sei lì che ti devi un pochettino adattarti a questo cambiamento. Ascolta. E quindi c'è un po' ancora un retaggio di quella roba lì, però insomma si creano delle belle situazioni. Allora io non possiamo assolutamente mancare, no, perché già per questo forza, dobbiamo assolutamente vederlo all'opera, i trucchi, sì, ancora per toglierti dalla singlitudine, dobbiamo farcela. Allora, 23 novembre alle ore 21, ok, sì, al teatro alle Vigne a Lodi ci sarà Filippo Caccamo, apprendista con esperienza, esatto, ed in cerca, esatto, di fidanzata. Ah, no, beh, certo, mettiamola, certo. Cioè, tanto che sei lì sul palco, se trovi. No, però guarda, pensaci, adesso guardavo la locandina, quanto è bello avere la fiducia di un cartellone teatrale. Nonostante tutti i giri, Colorado, libri e cose, che uno può avere anche un po', come dire,
una sua linea di pensiero, no? Quindi dici io porto una stagione che è così e non mi interessa. Invece dare comunque spazio ai giovani artisti, che è una cosa che Lodi spesso fa, ma secondo me e anche in tante altre realtà, è sempre molto importante. Quindi il mio ringraziamento è davvero sentito alla direzione teatrale in questo caso. Bene, no, è giusto anche che un giovane gli venga dato spazio, lo spazio che merita. Sì, è bello. Sono bravo, sì, sei sì, bravo sì, come tanti altri giovani, che è giusto, insomma, ti soprattutto ringrazio. Del nostro territorio, visto che hai detto che sei di Lodi. Sì. Insomma, esaltare è anche un motivo di orgoglio per tutti noi. Ci proviamo, ogni tanto, come vedi. Esatto, io intanto cerco, ecco, no, sai, a posto, ecco, ci sistemiamo, anche queste spalle che arrivano dalla luna, esatto. Uno si mette così, allora, invece ritorniamo allo spettacolo, ritorniamo allo spettacolo perché tu hai detto che parli spesso, anzi sempre, delle cose che ti capitano in prima persona, mai hai trovato spunto da qualche amico, da qualcosa che, quindi ma io sfrutti. In realtà devo obbligatoriamente citare un mio caro amico che appunto è Marco Gobbi, che è uno degli autori in realtà di questo spettacolo, perché poi io non mi confronto, io sono un po' un cabarettista tipico, nel senso che i Pampers ce l'hanno molto con me per questo, perché loro dicono ma tu non puoi, perché non puoi presentarti lì con le battute nuove, devi aver prima fatto un po' di serate, capito? Io invece sono proprio, io proprio sento che quando è fresca funziona, me la sento che funziona, quindi avere una persona accanto come Marco che capisce, non capisce, sa il mio stile ed è una grande mente comica, nel mio caso aiuta tanto. Ti è andata bene? Sì, è andata bene, anche perché ti dirò, tu hai partecipato, sei stato anche fortunato, hai partecipato anche a trasmissioni come Colorado, e poi tra l'altro hai fatto un pezzo bellissimo che mi è piaciuto tantissimo, hai ragione tu quando dici che forse le cose genuine percepiscono. Mi ero laureato da poco e volevo fare il laureato. È stata molto bella. E quindi mi hanno detto questa Marco Gobbo e Gobbi, scusa, e Paolo Ruffini, insomma, sono due begli angeli custodi che ti sorvegliano. Bene. Allora, altra domanda. Sempre ti metti le cuffie. Esatto, vai, passa parola. Allora, questa abbiamo visto, abbiamo già capito che tu la metti, è una commedia, quindi la metti come anche in chiave ironica, eccetera. Però se ci pensi un attimino, tu parli di uno spaccato della gioventù di oggi. Sì, quindi un filino fa anche riflettere, insomma. Qual è il complimento o il commento che tu ti vorresti sentire dire dai tuoi amici, piuttosto che da qualsiasi altra persona che venga a vedere lo spettacolo il 23 novembre a Lodi? A teatro sei meglio che nei video. Quando me lo dicono è la cosa più bella del mondo, perché significa che li hai presi con un amo, con un contenuto, ma che poi esauriti quei 2 minuti di video, che uno dice vabbè, buonanotte, chi ti dà fiducia? Quindi chi esce di casa, mangia prima, prende un biglietto mesi prima, quindi chi si fa tutta questa trafila che è molto di più che guardarsi un video, a quel punto li devi ripagare. Ecco, ripagare questa fiducia è la cosa più bella che c'è. Che bello però. E com'è che ti sei allenato? Cioè, nel senso, hai quanto tempo fai le prove? Cosa provi quando sei sul palco a rivedere te stesso anche? Allora, io sto convivendo con me stesso, che è una cosa orribile, nel senso che... cioè, non sei una bella pubblicità dopo quello che hai detto che cerchi la ragazza. Ma la mia testa non funziona, nel senso che io mi dico sempre ma sai, devi scrivere, devi arrivare preparato, eccetera eccetera, però so anche di non funzionare così. C'è un po' come lo studio, io non riesco a studiare a ottobre per l'esame di gennaio, c'è gente che ogni giorno, non so, Stephen King scrive 6 pagine al giorno, no? Quindi ha bisogno di quelle cose lì, io non ce la faccio, io so che quando sono sotto pressione do il massimo e lo do meglio, quindi finora le prove ci sono, ma so già che da adesso, insomma, da questi giorni si picchia. Si parte. È vero, ognuno poi è capace, insomma. Sì, no, poi bisogna accettarsi, secondo me. Sì. In tutto, assolutamente. Allora adesso accetterai anche il gioco che ho intenzione di fare con te. Il gioco? È un gioco. Vai, accettiamo il gioco. Allora, accettiamo il gioco. Allora, io ti farò vedere delle immagini adesso, grazie a Massimo in regia, e tu me le dovrai commentare. Filippo Caccamo con la corona d'alloro. Oh, raccontami l'emozione della laurea. Quello è stato...
Ma sono stati proprio, lo dico, pensa te che strano, i 2 giorni più belli per ora della mia vita sono stati 1 o 2 settimane dall'altro, che sono Cioè, state il giorno racconta. della laurea e il giorno poi dello spettacolo Le Mille e una laurea che ho fatto qualche Ma settimana guarda dopo, caso, fai vedere la seconda che era la serata immagine. del Nazionale, che era, eccola, che era lei, che era Le Mille e una laurea, esatto, la serata del Teatro Nazionale. E la laurea è stato magico perché vabbè, chi è laureato sa, pensa, cioè chi è laureato ricorda quel giorno per tutta la vita nei minimi dettagli e ti basta questo, cioè ti basta questo Cavolo. per farti capire un po' la portata dell'evento. Nel mio caso era anche una laurea molto, molto emotiva per varie faccende, insomma, molto, molto sentita e cercata. Quindi per me il giorno della laurea è stato incredibile, è stato veramente incredibile. E Beh. poi Le Mille e una laurea, Che è quella che abbiamo visto racconta. No, questa no, no, ritorna Ah, torno indietro. indietro! Torna indietro, che Le Mille e una quello laurea! è. Eccolo lì! Eccolo. E Le Mille e una laurea anche lì è molto molto bello, nel senso che è stato un sold out al Teatro Nazionale di Milano da solo. Un Quindi successone. senza, cioè, la compagnia, capito? Cioè, i legnanesi, non so come dirti, cioè da solo, tu riempi da solo il Teatro Nazionale di Milano. Ma ascolta, io adesso ti devo, perché è una cosa Sì. che la chiedo a tutti, ma soprattutto Sì. tu che sei giovane, quindi Sì. anche questo sogno, come hai detto, che anche i tuoi ti hanno sempre visto e ti vedono su un palcoscenico. Una persona può anche vedersi sul palcoscenico, ma magari non ne ha l'abilità. Quando invece vede un teatro pieno, un seguito, quindi una realizzazione del suo sogno, cosa prova? Oddio, in quel momento sei così concentrato che non è che No, cioè avevo, quando. no, in realtà io avevo 2 ore da solo di monologo, con una scaletta, mi ricordo, con questi fogli per terra che non finivano più, e ogni 5 minuti uscivo a bere un goccio d'acqua e mentre mi asciugavano c'era una ragazza col foglio e mi faceva vedere, perché neanche sapevo a che punto la scaletta fosse, anche perché io Mamma. non è che abbia fatto 30 anni di carriera, ovviamente, quindi per me era veramente come sostenere una maratona. Ma l'adrenalina quando hanno Lì è aperto, incredibile, no, beh, racconta. lì è incredibile perché ovviamente c'era un pezzo del ritornello dove entravi a un battito di batteria. Io quando l'ho sentito sono entrato e c'è stata, ma giuro, veramente un'ovazione, una cosa. Poi il Teatro Nazionale è lì, è fatto per Mary Poppins, hanno fatto 2 settimane di Pucci, cioè nel senso tu sei lì a guardare quello che hanno visto questi attori e il pubblico in quel momento ce l'ha con te, voglio dire, Che quindi bello! insomma, non capisci più Filippo, mi stai nulla. facendo venire la pelle d'oca, è troppo Dai, bello! molto bello davvero, Bene, molto. guarda, sono veramente contenta per te Grazie perché te lo mille. meriti. Grazie, E grazie. allora invece andiamo avanti perché abbiamo detto che Sì. non sei solo attore, comico, Ma anche ma sei cuoco. anche scrittore. Eccolo lì. Vai tranquillo, agi e disagi di uno studente universitario che è uscito ad aprile Ma tu pensa, 2019. mi stai praticamente costruendo un filo che è veramente perfetto, perché io mi sono laureato. Lo spettacolo è stato Le Mille e una laurea e la sera del Nazionale, che bello, è venuto il team Mondadori a vedermi per pubblicare il libro, per Ma vedere se gli piaceva no! lo spettacolo. Quindi in realtà è tutto un unico filo che vedi il destino È delle il cose, è destino, vedi? incredibile. Io non lo sapevo, giuro, non Aver sapevo scritto queste un cose. romanzo Racconta. è molto bello. È difficile perché io continuo a ribadire che il mio è un vero e proprio romanzo, cioè nel senso c'è una trama dei personaggi, un'evoluzione, abbiamo lavorato con degli sceneggiatori e quindi non è stato per niente semplice, anche perché in quel periodo ero anche in tour, quindi avevo delle date, poi avevo la mia attività online costante, davo gli esami in Mamma università. ragazzo, scusami, ma di quante ore hai fatto il tuo Guarda, giorno? ma non lo so, Non lo ma so. non lo so, non lo so. E quindi io mi gestisco anche male perché io dormo molto. Io Vabbè, dormo ci molto. sta, eh. Io Guarda che dormo non è. Tu molto. stai parlando, sfondi una porta aperta, stai Sai parlando quelli con che una si alzano? No, no, dormiglione. io mi alzo alle 5 e mezza, faccio yoga e poi no, io non ce la faccio. No, 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 non sono Yoga, così. No, no, no. Quindi no. in realtà scrivere un romanzo è stato bello, è stata una bella esperienza, io spero di rifarla, poi avere l'onore di essere comunque edito da Mondadori, Ebbene. a 25 anni hai comunque pubblicato un romanzo con Mondadori, che è una cosa che nella vita
mi sento di poter dire essere un punto di forza o quantomeno un motivo di orgoglio. Ma direi, ma deve, anzi, scusa, Non ti tocco un tanto, po', perché sei molto perché poi anche fortunato. lì, vedi, bisogna un attimo fare una distinzione. Quello che dico sempre a chi mi scrive, a chi, insomma, che c'è un po' questa cosa qua. Non Cioè, è racconta, tanto racconta. un motivo di orgoglio autocelebrativo per dire quanto sono bravo io che ho fatto questo. È un motivo di orgoglio verso il tuo lavoro, cioè. Certo. Se mi riconoscono in giro, io sono per l'amor di Dio felicissimo, ci mancherebbe anche, ma significa che il mio video ha funzionato. Se la Mondadori mi ha chiamato, significa che il mio spettacolo, quindi i miei testi, il mio modo di pormi ha funzionato. E quindi vuol dire che Certo. il tuo lavoro è stato premiato. È differente, è una cosa No, 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 completamente differente. assolutamente, ho capito. Difatti oggi io credo che dal punto di vista artistico, io vedo tantissimi YouTuber che si spengono nel giro di qualche mese, confondono il personaggio dal proprio lavoro. Non è una lezione di vita, naturalmente, però credo che qualora dovessi impazzire, sarebbe quello il motivo. Ma no, ma esatto, no, però sai che cosa, come dici giustamente tu, le persone che sono oggi c'è la possibilità di essere molto famosi, magari in breve Sì, tempo, sì. Sì, e non avere, magari non tutti avere quelle basi da poter stare su no, quella cresta dell'onda, famosi ecco. ci Però diventi. restarci È sta quello, nella è bravura quello. della persona, sta di come gestire la bravura e Sì, gestire il lavoro, quindi è quello sì. c'è un lavoro dietro e Non lo se. capiranno mai, ma c'è un lavoro. No, lo capiscono, non preoccuparti, lo capiscono sicuramente. E vediamo l'ultima foto che, insomma, Vai. a mio avviso è molto bella. Ah, qua eravamo dietro le quinte di Colorado e mancava tipo un minuto al mio sketch. Mi hanno annunciato lui e Belen, che erano sul palco lui e Belen, hanno detto, eh? E io pensa sono uscito dopo Franco Rossi. Ma Cioè, tu renditi conto. Allora, io e Franco abitiamo a Lodi. tu Andiamo a pensa. fare la stessa puntata dello stesso programma e E usciamo in scaletta uno dopo non l'altro. ci credo, ma Ma vi ti giuro. siete. Era una cosa. È capitato a No, caso no, gli oppure? autori hanno messo la scaletta così. Franco, che saluto ovviamente, Cioè, mio carissimo amico. Sì, è sì. destino, Paolo! ma quella foto lì è bellissima perché ti guarda con uno sguardo Paolo, ma tipo perché da fratello maggiore. aveva capito la mia tensione. Io ricordo ancora quando abbiamo. Io lo chiamo sempre babbo artistico in tutti i messaggi. Poi fa morire che tutte le volte poi insomma ci. Alla fine, tu, quando magari siamo un po' insieme, insomma, ai matrimoni, alle feste, ci vediamo in qualche occasione, poi ciao ciao, ci abbracciamo e gli dico sempre, sempre, grazie di continuare a credere in me. Dico, Che bello. basta, ora basta con te. Ma è importante. È importante perché all'inizio Insomma. non ci credeva nessuno, perché tanto gli universitari a teatro non vengono, tanto il biglietto non lo comprano, ma cosa vuoi che vengano? Il teatro non va così. Lui è stato l'unico a dire proviamoci, investiamo, facciamo. E qualsiasi cosa succederà domani, lui non ha detto pronti via all'inizio, lui c'è costante. Bello. Tra l'altro sarà appunto, non sarà Lodi a vedermi perché ha Up and Down, che è il suo spettacolo meraviglioso e sta portando in giro per l'Italia. Che sta avendo anche Però, quello un successo esatto, incredibile. spoileriamo che i giorni prima, chi lo sa, Potrebbe a Lodi. essere in zona, quindi a Lodi state molto attenti, molto Sì, no, ma anche perché attenti. lui è un regista vero, cioè non è che è una regia di Paolo, arrivederci, cioè nel senso sta dietro a tutto quanto, quindi insomma. Bacchetta, ti bacchetta. Sì, tra l'altro Paolo ti devo mandare i testi dello spettacolo da 3 mesi. No, vabbè, lo devi dire Arriveranno. proprio qua. Arriveranno. Arriveranno, Vai c'è tranquillo, come il mio romanzo, tempo. vai tranquillo. Ma stai sereno anche. Esatto, Prossimo, allora, al esatto. prossimo romanzo mettiamo anche stai sereno, cosa diciamo? Esatto, Ascoltami, a proposito del esatto. futuro, Sì. allora, hai già fatto, sai già tutto. Cos'è che bolle in pentola? Brava, hai detto la cosa giusta. Ho paura di fare troppo tutto subito. Quindi? No, ma il mio non Quindi. era una cosa negativa, era per dire che sei No, no, talmente bravo, hai no. già toccato vari punti. Quindi io mi Cosa? candido Presidente del Consiglio. Allora, Oh, qualora. Vedi che però ritorno già, istituzionale. scusami, ma già le mosse sono simili. Ritorno istituzionale. Ecco. Allora. Allora, io detto tra noi, io andrei domani a fare i casting per tutti i film, prenoterei tutti i teatri del mondo e bla bla bla, eccetera, eccetera. Credo
Credo però che dopo questo spettacolo serva un periodo di, non di stop, perché non esiste un periodo di stop, però il terzo tour sarebbe forzato. Ok, Quindi va prenderò i bene. miei testi e andrò nelle peggio bettole, nei peggiori bar di Caracas a provarli col pubblico, quello vero, quello che non ti conosce, quello che ti odia. E quindi mi piacerebbe far questo senza pretese, ma poi vivere di arte. Quindi vivere di comicità, di video, di studiarla. Io sono uno studente di critica d'arte, Infatti, ma anche perché quindi tu ti sei laureato in che beni cosa? culturali, Ecco, sì. quindi E già adesso sto facendo una magistrale in critica dell'arte, sì. non si ferma questo ragazzo, sei incredibile. Perché anche adesso è vero, tante volte il comico viene visto, ah sì, vabbè, una persona magari leggera, magari. Il vero comico, quello che fa ridere veramente, ha una È una cultura merda. alle spalle. No, No, nel senso, no, 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 no. ha una cultura alle spalle, cioè non è la solita Beh, battutina, cioè tu ti aiuta, la cultura insomma. ti guarda alle spalle, c'è niente da fare. Io, tanti mi scrivono, ma non so, la faccio, non la faccio, sto università, io non lo so, beh. Ognuno prende le sue decisioni, ma soprattutto ognuno ha la sua storia, quindi secondo me non c'è una regola generale a prescindere. Detto questo, la cultura ti guarda alle spalle, perché come dico sempre, diciamo, sapere il periodo del Rinascimento non ti serve a nulla di effettivo, ovviamente, però saperlo ti aiuta un domani a non subire determinate fregature. Sapere è meglio di non sapere, perché nessuno ti può fregare se sai. Certo. Cioè, quello sarà sempre un domani la storia dell'arte, il mio terreno. Qualsiasi cosa succederà nella mia carriera futura, spero il più positiva possibile. Certo. Comunque, avere una base culturale su un tuo campo dove sei inattaccabile, è lì poi un'altra cosa, È lì poi un'altra un'altra cosa, cosa. sì. E allora il 23 di 23 novembre ci novembre. siamo, e manca poco, manca Ci poco. vediamo a teatro, amici, Esatto. amici, amici. Sì. Apprendista con Sì. Ah, e esperienza. poi andrò a godermi i 209 milioni che ho vinto io. Ho vinto io, volevo dirlo, al Bar Scusa, Marina di Rodi, l'hai vinto vinto l'Enalotto. tu? Sì, E io lo sono stato sapevo. io. Tu hai Si vedete la firmato? giacchetta nuova, insomma, si capisce per cosa. Ascoltami, allora per quello, come primo regalo ci facciamo gli Degli sgabelli. Ma tu sgabelli pensa, ci pensavo nuovi. l'altro giorno, ma cosa puoi fare con quei soldi? Pagare il biglietto per venire a vedere E degli Filippo sgabelli nuovi! E degli sgabelli per nuovi! vedere Filippo Caccamo. Ascoltami, Esatto. Filippo, ma da un motivo ancora per quei pochi che non hanno preso il biglietto, perché non perdersi questo spettacolo? Perché secondo me bisogna ogni tanto buttarsi verso le cose belle, perché non devi pensare sì o no, pro e contro il sì, pro e contro il no. Ogni tanto bisogna buttarsi verso una cosa bella, e questa è una cosa bella. Quello che poi si sceglie di pancia al 99% è È cosa bella. quello vero, assolutamente d'accordo. Poi la prima emozione è quella vera. Naturale. Per quello che mi faceva piacere quando dicevi che andavi nei peggiori bar di Caracas, Ah, quando c'è il rapporto col pubblico, sai come esci sì. arricchito? No, Esatto, no, è vero, è vero. Ma esatto. domanda, a questa apprendista con esperienza, Sì. canterai ancora i canti religiosi? Non lo so, non lo so, è un po' un argomento spoiler in questo caso, quindi Ah, non lo quindi non si so. può dire. Non si può Quindi dire, non si tutto sa. quello che succederà, a parte quelle piccole anticipazioni, lo scopriremo solamente venendo alle Esatto. 9 di sera, alle ore 21, Sì. al Teatro delle Alevigne a Lodi per Ad assistere. apprendista con esperienza. Filippo Caccamo, regia di Paolo Ruffini, mi raccomando, non si può assolutamente Grazie mille, perdere. grazie, 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 Filippo, davvero. io sono veramente contentissima di averti Anch'io, ritrovato, lo sai, vengo sempre qui con ma piacere, io lo sono sai, lo sai. felicissima, sono veramente felice anche Grazie perché ci siamo mille, visti grazie. ed eri, cioè sei Ma noi entrato, mi poi ogni sei tanto ci entrato. incrociamo, Sì, qualche presentazione, qualche qualche film, ogni presentazione. tanto ci Sì, incrociamo, ci siamo incontrati un paio di volte in vari posti sì. ed è Mi ha fatto tanto bello. piacere, davvero, Anche a tanto, me, tanto anche a piacere. me. Noi ci vediamo settimana prossima, voi il 23 di novembre, mi raccomando, apprendista con esperienza, con lui. Votate Filippo, Con lui, eccoci. votate Filippo, Filippo for President, Filippo Caccamo, Grazie, grazie. grazie a voi, Al grazie a prossimo voi. evento, ciao!